Ancora insieme, cari amiche e cari amici, per un nuovo appuntamento del TG delle Buone Notizie. Sono finite così le feste, forse chissà se abbiamo avuto modo di intercettare le cose belle, le cose nuove che sono accadute anche in questi tempi natalizi. Noi vogliamo offrirvi delle occasioni per riflettere, per stupirvi del bene, per alzare il capo nel segno della speranza. Nessuna retorica, nessun pietismo, ma noi vogliamo coltivare la buona memoria. E allora partiamo subito nell'andare a cogliere con buona memoria le buone notizie da società e attualità. Una piazza pubblica a Catania al posto di un bene confiscato alla mafia. Ecco una bella iniziativa che è stata realizzata nei giorni scorsi con i giovani protagonisti. Evviva! È sempre in Sicilia, a Palermo, dal 23 di gennaio fino al 23 marzo si terranno le Olimpiadi della legalità. Dalla scuola allo sport, tanti strumenti per una, fra le virgolette, battaglia permanente, o meglio ancora, per una risposta sempre più seria, sempre più intelligente. Andiamo nel Veneto, maestre veronesi che diventano attrici per salvare la scuola. Mancano i fondi, i ragazzini fanno da spettatori e le maestre si improvvisano e in questo modo quella scuola è salva. A proposito di buone notizie ordinarie, vi garantisco decine di episodi di ordinaria onestà, senza tanto clamore, ma sono quelle che fanno sperare, dove un portafoglio viene restituito, un anziano viene tutelato, un giovane viene in qualche modo promosso. Storie di ordinaria onestà, non solo a Natale, ne sono povero ma sincero testimone. Paracadutista salvato in extremis dall'istruttore, forse avete visto anche voi quei filmati, queste avventure, un neofita, poi si fa prendere dal panico, quell'istruttore butta via la telecamera e salva il suo allievo. Il cielo qualche volta è ancora di salvezza. Onoriamo anche noi la premio Nobel Evi Montalcini. Come non essere d'accordo per la città di Torino che gli ha già dedicato una piazza, in questo caso quella piazza davanti al Valentino. Buona notizia, Scampia, i suoi abitanti, le scuole, i giovani, le parrocchie, Scampia dice no alla fiction sulla cosiddetta Gomorra, e cioè questa immagine sempre dannosa, come se quel quartiere fosse soltanto immagine di Gomorra, di droga o di delinquenza. Anche in quel quartiere, quante belle buone notizie. Nuove forme di solidarietà per gli alluvionati terremotati, finalmente stabilite iniziative concrete di microcredito a favore delle famiglie colpite. Finalmente qualche cosa di serio si muove. Andiamo in Messico, ecco la storia di un vescovo, ma lui si fa chiamare Don Raul, che da 25 anni lotta contro i narcos. Sono i responsabili per quel commercio, ora di droga, ora di armi, che sembrano cancellare il futuro dei giovani messicani. Quando questo uomo esprime coraggio, vuol tutelare la dignità soprattutto dei giovani, dare speranze alle nuove generazioni. Tutti noi siamo stati sgomenti innanzi a questi tifosi, forse anche troppi, beceri, ecco, razzisti, perché no, stupidi. Finalmente qualcosa si muove, tante iniziative nel segno dell'educazione, di una nuova cultura sportiva e civica, partendo dalle scuole, ma anche tutelando all'interno dei nostri stadi. Buona notizia, salvarono la famiglia di Tullio Levi. Lo Stato di Israele li ha nominati in questi giorni giusti tra le nazioni. Ecco, la famiglia Antoniono di Torre Canavese ha avuto il merito di salvare questa famiglia di Tullio Levi
e ora è annoverata questa famiglia di Torre Canavese tra i giusti tra le nazioni. Nel prossimo viaggio là a Yad Vashem andrò a intercettare quella scheda, quella, come si potrebbe dire, stele a memoria di questo nuovo riconoscimento. Torniamo a Torino, Radio Flash, le mille vite e risorse della più vecchia radio torinese, è nata nel 76, ancora oggi resiste, e viva anche questa emittente come telestudio, sono realtà queste da proteggere, da sostenere, da rilanciare. Grazie per la vostra partecipazione e per quello che anche voi farete. La CEI, i Vescovi italiani, ma anche tante istituzioni hanno preso una posizione a favore circa la cittadinanza, la possibilità del voto amministrativo per gli immigrati residenti in Italia e anche per tanti altri servizi civili e sociali. Diamo a loro la possibilità di essere italiani, come si potrebbe dire, a tutto tondo. Ultima buona notizia. Ecco l'esperienza sempre più diffusa del co-vivere, del condividere, del dividere tutto. In questo tempo di crisi, questo fenomeno, questo ritorno al baratto, questo aiutarsi al risparmio, questo riciclare. Ebbene, c'è questo movimento silenzioso che è una forma di risposta intelligente a questa crisi, diciamo, crescente. Proviamo anche noi a cambiare il nostro stile di vita. Andiamo ora a cogliere le buone notizie da scienza e ambiente. Buona notizia dalla Spagna, è stato inventato, se così si può dire, il cemento biologico che assorbe anidride carbonica. Speriamo che anche le grandi imprese edili italiane lo possano usare, a beneficio di tutti. Dal cartone per imballaggi, sapete cosa si è in grado ormai di costruire? Lo hanno già fatto in Inghilterra, un caschetto per i ciclisti. Quante volte gli inconvenienti per strada, proteggiamoci, chi va in moto, chi va in bici. Ebbene, i nuovi caschetti eleganti, forti, tecnologicamente avanzati, possono derivare dal cartone per imballaggi. Torniamo qui a Torino, al via un nuovo piano antismog. E tutto questo è salutare, e ancora più salutare se i vecchi bus saranno sostituiti con i nuovi elettrici. Un bus elettrico è davvero una soluzione permanente. E a proposito di Torino, buona notizia, niente parcheggi sotterranei per salvaguardare la Gran Madre. Ebbene, credo che abbia vinto il buon senso. Qui non si tratta di posizioni politiche o ideologiche, ma ha vinto il buon senso e il bene comune. La storia di un ragazzo francese, lo hanno chiamato il nuovo Einstein, a 15 anni ha scoperto delle nuove galassie e i giovani anche in Italia si fanno onore. Perché le grandi istituzioni con i grandi scienziati non ascoltano anche un po' di più la creatività dei nostri ragazzi? Evviva i talenti, i giovani talenti italiani che si fanno onore. Buona notizia viene dall'America, sentite, il mozzicone, ma raccolto, si può riciclare e può essere trasformato in oggetti utili, a beneficio anche della vita casalinga. Cerchiamo di non buttare via nulla, la nuova tecnologia permette queste risposte davvero intelligenti. Venite con me in Terra Santa, avete forse sentito parlare del vino Cremisan, il vino della terra di Gesù. Ebbene, ora questo vino educa e fa del bene a tutti. Una nuova tecnologia italiana, soprattutto dall'Umbria, a favore dei frati di Betlemme. E questo investimento permette poi ai frati di far studiare dei giovani, soprattutto arabi, che poi tornano là a Betlemme, a Gaza, a Gerusalemme, a Nazareth e permettono a quella terra di fruttificare al meglio.
Ecco gli auguri così natalizi e riciclabili, tante iniziative, per esempio il progetto Remedia, dove smaltire con intelligenza ci permette davvero di non buttare via nulla di quello che abbiamo ricevuto o dato in questo tempo di Natale, ma di trasformarlo in risorsa anche etica. Ecco auguri natalizi, informatevi presso Remedia. E a proposito di notizie delle briciole scientifiche ma serie, sappiate che con frutta e verdura funzionano meglio le vaccinazioni se vi siete vaccinati, e cioè le vaccinazioni sono sostenute in modo particolare dalla vitamina C e dai cosiddetti carotenoidi. Buona notizia, ve la dice con il sorriso anche il prete che vi parla, sappiate che perdonare fa bene al cuore e fa bene ai vasi, cioè alla cosiddetta circolazione sanguigna. Ecco una scoperta scientificamente corretta che viene dall'America, e al contrario il ruminare, rancore, odio, accidia è invece un fattore di rischio. Perdoniamo, perdoniamo, si salvano famiglie, si fa ritornare il sorriso ai ragazzi e stiamo addirittura anche meglio, in salute. Andiamo in Veneto, vicino a Vicenza, è stata scoperta nei giorni scorsi una città romana sconosciuta, è una scoperta importante perché non invasiva, è quasi uscita da sola, l'hanno chiamato Deep Sidum e forse porterà alla scoperta tanti altri monumenti importanti. Una buona provocazione, il FAI, cioè il Fondo Ambiente Italiano, ha lanciato in questi giorni le primarie della cultura, temi centrali, concreti, dove tanti giovani, tanti uomini e donne attenti e sensibili vogliono sottoporre seriamente ai politici che si stanno candidando alla prossima campagna elettorale questi temi da assumere con serietà. Buona notizia in generale, nanotecnologie per diagnosi a distanza. Ecco un progetto italiano che piace soprattutto ai cinesi, che lo vogliono estendere a circa 200 milioni di cittadini cinesi che abitano in zone rurali abbandonate. La nanotecnologia italiana che vince nella lontana Cina. Buona notizia, ecco il GPS gratis che trova le strade più belle, soprattutto per chi va in moto. Ora non è il tempo di andare in moto, ma noi che siamo motociclisti, a marzo e aprile, che bello andare per le strade dell'Astigiano, dell'Alessandrino, andare su per la Val di Susa, andare in Francia. Ebbene, è uscito un GPS che ti permette di scegliere le strade più idonee per andare in moto. Termino con questa ultima notizia. Poca acqua o troppa luce, ecco un wifi che monitora le piante a distanza per dei controlli intelligenti, senza sprecare acqua, senza far patire le piante. Evviva la tecnologia a servizio del verde. Andiamo ora a cogliere le buone notizie da solidarietà e volontariato.